Fino a dopo, solo dopo. Un applauso. Quanto le piace Napoli? Auguri. Un'esperienza a Napoli è fantastico, no? Pensare che la città conosciuta in tutto il mondo per la pizza, avere il nostro concerto, che è un'idea che ho avuto 5 anni fa, che arriva a Napoli, e dicevo prima, d'ora in avanti Napoli lo mettiamo in pole position. Quando ci chiedono dove sono le Crazy Pizza, invece di dire New York, questo diremo Napoli, Bahrain, New York, Londra, per cui abbiamo messo Napoli in pole position. Preferisco una pizza sottile, per cui come la pizza romana, no? Ecco. E noi abbiamo fatto una pizza che è sottile, che non ha lievito, per cui non c'hai i cornicioni, per fare i cornicioni ci vuole lievito, così non cadiamo giù dal cornicione, no. Sono contento di essere a Napoli perché la città, la gente di Napoli era number one, sono carini, simpatici, un senso di humor incredibile, per cui questa è un'opportunità per me per tornare a Napoli di più. Chiunque può venire qui, può spendere 20 euro come può spendere 80, può perdere 100. Cioè non, il discorso del prezzo è un discorso che non tiene, perché dipende da mille cose, dipende dai camerieri che hai, dipende dal locale che hai, dagli affitti che hai. Se abbiamo aperto, credo che abbiano fatto un prezzo corretto per poter aprire, se no non avremmo aperto. Io mi ricordo 15 anni fa, quando andavo in Russia, il caviare te lo tiravano dietro. Adesso non lo trovi, lo paghi una fortuna. Per cui popolare non dipende cos'è, perché qui non c'è solo la pizza, qui c'hai le insalate, c'hai i dolci, c'hai tutto. Per cui da quel che so io, ottobre siamo pieni, sold out completamente. Poi vedremo a novembre, tanto cominciamo col primo mese. E poi vedremo a novembre. L'accoglienza della gente, questo è un posto figo, per cui la gente sicuramente viene. Io invito tutti i napoletani, ma anche perché io sono sicuro, noi abbiamo una clientela napoletana enorme, al Billionaire, al Twiga, per cui io ho una clientela napoletana enorme. Cosa dico? Venite a Crazy Pizza, diventerà Crazy, diventerà, e poi diventa un posto per tutti, per cui ragazzi giovani, meno giovani come me, credo che puoi fare una serata e ti diverti a Twiga. Grazie ragazzi. Grazie.